Marta è nella cripta di famiglia. Quel posto fa paura. La tata mi ha raccontato che ci andavamo da piccole, per vedere chi aveva il coraggio di scendere le scale. Nessuna superava i primi due scalini. E ora è lì sotto, da sola, al buio. Avrà una paura terribile. Da quanto mi aveva raccontato la tata, questo era un vecchio mulino. Da che ho memoria è sempre stato abbandonato. Mi metteva i brividi. Andare in paese ora? Ma che idee mi vengono? Oh no, il recinto è distrutto. Nazifascisti a rogo. Chi ha potuto fare questo? Cosa c'entravano queste povere bestie?
Toscani. In tutta Italia il popolo combatte contro l'invasore tedesco. Più di un terzo d'Italia è stato liberato dall'odiato invasore. Sappiamo che state facendo molto per impedire che i tedeschi consolidino il loro potere su di voi. Il giorno della vostra liberazione si avvicina. La vostra liberazione è sicura. La vostra regione è di capitale importanza nella guerra di liberazione. Ostacolate i tedeschi rifiutando in tutti i modi di cooperare con loro. I trasporti sono essenziali per le truppe tedesche e i loro rifornimenti. La vostra regione è al centro della rete di trasporti a sud degli Appennini. Il triangolo La Spezia, Firenze e Livorno è di enorme importanza nei piani tedeschi e per la speranza che essi nutrono di mantenere il loro gioco sull'Italia. Toscani, raddoppiate i vostri sforzi. Il giorno della liberazione si avvicina rapidamente. Unitevi e adoperatevi per affrettare la vostra liberazione. La cripta è qui. Non ora. Speriamo che non ci sia il custode. Mi mette i brividi quell'uomo. La cripta di famiglia è chiusa. La chiave è nel casotto del custode, come sempre. Tra tutte quelle chiavi ci sarà anche quella della cripta di famiglia. Questa porta è chiusa, ma io devo assolutamente entrare. Ci sarà qualcosa per forzare il lucchetto qui in giro?
Queste sono perfette per forzare il lucchetto. Di corsa, prima che il custode torni! Basta, non posso più andare avanti così. Non posso continuare a fare finta di niente. La mia famiglia è stata massacrata da questi sporchi nazisti. Mia figlia non è stata neppure seppellita e io ho dovuto seppellire quella mezzosangue. Una famiglia italiana che si è sporcata con i tedeschi. Bastardi. Ecco cosa sono. Ora cosa dovrei fare della mia vita? Voglio farla finita, ma voglio portarmi dietro un po' di tedeschi. Non mi vedrete più. Ma sentirete parlare di me. Viva la Resistenza. Viva l'Italia. Ciascuno sta da una parte. Io mi trovo dalla parte della mia famiglia, ma non so se è la parte giusta. Istruzioni per l'uso dell'apparecchio telefonico automatico. Supponiamo che desideriate chiamare il numero 0573. Staccate il microtelefono dal gancio. E portate il ricevitore all'orecchio. Sentirete un suono continuo. Introducete l'indice nel foro corrispondente al numero 0. Girate il disco fino al punto di arresto. Lasciate che il disco ritorni liberamente alla sua posizione di riposo. Ripetere la stessa operazione per le cifre 5, 7, 3. Capisco perché avevamo paura da piccole. È un luogo piuttosto tetro. Che Dio mi possa perdonare per quello che sto per fare. E perdonami soprattutto tu, Marta.
Era vero. Marta era incinta. Incinta di un feto deforme con due teste. Di nuovo gemelli. Dicono sia una questione di famiglia. Ero sempre più sconvolta. Stavo facendo cose che neanche... non so quale forza mi muovesse. Non mi fermavo più di fronte a nulla. E decisi anche di fotografare quell'orrore. Come prova. Per mostrarla a mia madre. A tutti. Chissà poi perché. Ora basta. Non ti torturerò più. Tornerò per prendermi cura di te, sistemarti e rimarrò qui con te. Passeremo tanto tempo assieme. Ti amo, Marta. Dottore, la devo ringraziare per l'aiuto. Non saprei cosa fare senza di lei. Anche il nostro caro Don Attilio sembra non capire la situazione. Irene, la prego. Consideri l'idea di lasciare l'Italia come le ha suggerito suo marito. Sarebbe meglio per tutti. Soprattutto per la ragazza. Temo che nulla possa farla migliorare. Suo padre sembra non volerlo accettare. Io credo che la speranza sia finita da tempo. Concordo. Ma in Germania potrà avere cure migliori, in una clinica specializzata. Il manicomio è una soluzione temporanea per evitare che faccia delle sciocchezze. È un posto da incubo. Lei lo sa bene. Non può volere questo per sua figlia. Certo che non lo voglio. Ma cosa posso fare? È un pericolo per se stessa, per noi, per tutti. È anche sparita una pistola di Erich. L'ha presa lei, chi altri? Sono così spaventata, dottore. Non posso più aspettare. E poi lo sa cosa pensano degli italiani in Germania, vero? Ma sarete con Erich, uno stimato generale. Tutti vi rispetteranno. Quella dannata ragazza. Dove sarà? Speriamo non faccia altre sciocchezze. L'aspetterò qui, in cantina. Prima o poi verrà in camera oscura, questo è certo. Rimarrei volentieri a farle compagnia, ma devo correre in paese per sistemare le ultime cose per il ricovero. Grazie, dottore, non si preoccupi. Ci vedremo più tardi. Sta dormendo. Devo approfittarne. La spingerò a parlare. Parlerà per paura, pensando poi di mettermi a tacere come pazza. Ma senza che lei lo sappia, io registrerò tutto. Tutti sapranno cosa ha fatto a sua figlia. Farei troppo rumore e sveglierei la mamma.
Ora la sveglio e confesserà. E come se confesserà. Cosa fai, figlia mia? Perché vuoi rovinarti la vita? Non sono stata io a sparare, mamma. Non sono stata io. Oh mio Dio, che cosa ho fatto? È stata lei a costringermi. Lei ha ucciso Marta. Ma chi mai mi crederà ora? Mi porteranno in manicomio. Quei rollini sono la mia unica speranza. Ecco chi aveva le chiavi della stanza della mia infanzia. Prima o poi una bomba ci colpirà e tutto avrà fine. È andata via la luce. È impossibile sviluppare quel rullino ora. Ora ho le chiavi della mia vecchia stanza, finalmente. Perché era chiusa? Finalmente posso rientrare nella mia stanza. Il teatrino delle marionette. Quanto mi piaceva. È come essere di nuovo bambina. Giocare con le marionette a quello che accade nella vita reale. All'inizio c'era sempre la leggenda della Dama Bianca, altrimenti nulla aveva valore. Una leggenda racconta che il lago è abitato dallo spirito di una giovane donna, uccisa dall'uomo che amava. Un incontro segreto al lago di notte. Quante aspettative. Che bella luna stasera! Il mio amato ancora non c'è. Aspetterò. È arrivato! Cosa succede? Mi sembri strano. Oh,
deine Nähe. Ich möchte deinen Atem trinken. So che hai baciato un altro. Non potrei mai farlo. Ti amo. Ti amo troppo. Il pensiero di perderti mi fa impazzire. Per questo ti uccido. Che cosa ti ho fatto? L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia e fu impiccato. Il corpo della ragazza non fu mai trovato. E da allora la Dama Bianca prende la vita di una giovane donna ogni volta che gli eventi la riportano indietro a quel triste giorno. Ora posso iniziare. Cominciamo a fare chiarezza su quanto accaduto la sera prima di quel maledetto 16 luglio tra me e Marta. Mi accompagni al lago domani? Voglio scattare delle foto. Andiamo all'alba. Lei dorme. Sai che prende quella medicina, no? Svegliami tu. Hai visto l'apo ieri? L'ho visto andare via dalla stalla. Tu non eri lì.
Sì, dai, bella idea. Andò così. Lo so perché me lo ricordo. La mattina Marta andò al lago facendo finta di essere me per mostrare la gravidanza, sapendo che sarebbe andata anche la mamma. Cosa sarà accaduto al lago? Posso fare solo delle ipotesi. Sei incinta. Tua sorella aveva ragione. Che cosa vuoi da me? Lasciami in pace, sei solo una poveraccia. Sei disgustosa, sei una vergogna. Tum! 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 Non mi convince del tutto, ma sì, può essere.